Presidente, partita di fine campionato, giusta così? Sì, sì, una partita che è giocata con un ritmo abbastanza blando, diciamo loro cercano di far su il risultato perché hanno obiettivi diversi, hanno bisogno, comunque diciamo che noi stiamo facendo quei giovani che abbiamo in campo, quasi tutti i ragazzi della 90 in poi, stiamo facendo un gioco discreto e quindi va bene così. Sì, va bene così, mi piace come si è messo in campo il Treviso e anche perché Diego Zanin l'aveva detto, andremo per onorare il campionato, non sarebbe giusto per le altre squadre. Ma sicuramente noi dobbiamo avere questa mentalità perché ci ha sempre contraddistinto durante il campionato e la continuità e la mentalità vincente è quella che poi ti porta lontano. Non dobbiamo mai mollare neanche le partite amichevoli e adesso abbiamo questo pool scudetto che ci teniamo tantissimo, tanto è che Diego oggi ha risparmiato anche alcuni giocatori perché proprio fra 2 settimane avremo il Cuneo in casa e la vorremmo essere veramente all'altezza della situazione. Ecco, quindi si comincerà con il Cuneo in casa? Sì, abbiamo il Cuneo in casa, poi se vinciamo ci rimaniamo fermi a 29 e poi il 5 andremo a Mantova. Quindi diciamo che così, insomma, conoscendo il Cuneo ha fatto un bel campionato, perché ha fatto un bel campionato, forse preoccupava un po' di più il Mantova per iniziare. Ma diciamo squadra che ha vinto il campionato, esatto, squadra che ha vinto il campionato qua veramente secondo me farà più strada chi avrà, diciamo, la testa ancora abbastanza sgombra dalla pressione del campionato, ma soprattutto chi avrà i giovani che saranno più lucidi rispetto alla situazione degli avversari. Peccato per De Laurentiis. Sì, peccato proprio perché dopo pochi minuti sei fortunato, oggi aveva la possibilità di giocare 90 minuti, comunque speriamo che recuperi per il Cuneo perché è il suo derby. Grazie Presidente. Grazie a voi. Mi giro e troviamo subito Visentin. Ginocchio, tu hai finito, mi dicono. Sì, a scanso di miracoli mi opero martedì 17 al menisco, una pulizia, poi farò riabilitazione che dovrebbe durare più o meno un mesetto e mi sa che è finito. Mi sa che non sei scaramantico perché mercoledì 17 insomma lo fai. No, non c'è problema, non c'è problema. Sì. Come hai visto i tuoi in campo oggi? Ma oggi sai, una partita un po' particolare, veniamo da una settimana un po' di sbornia, un po' di festa, magari la concentrazione non era come le altre volte, insomma è normale che magari non sono le prestazioni del nostro livello che sappiamo offrire, però insomma dai. Con il Presidente dicevamo Cuneo in casa per questa pool scudetto, manca un po', insomma Visentin serviva lì. Sì, ovviamente avrebbe fatto anche piacere a me giocare, insomma, perché insomma me lo sono anche guadagnato anch'io assieme ai miei compagni, però insomma ovviamente sono squadre di rango, hanno vinto i loro campionati anche come la loro storia dice. Conosco qualche ragazzo che gioca sia nel Cuneo che nel Mantova, sono forti, peccato non poter dare il mio contributo, mi dispiace, purtroppo devo fare questo interventino e niente. Davanti alla fidanzata puoi dire se hai firmato oppure no? No, non ancora, aspetto il Presidente, come ha detto ieri Ambrosini e quelli del Milan. Complimenti, complimenti. E fai bene. Non fai scherzare. E dopo Visentin abbiamo anche Bandiera, fa male rimanere qui. Ah beh, sempre, fa sempre un certo effetto, insomma dispiace perché comunque essere in campo è tutt'altra roba, comunque dai, è l'ultima giornata dai, da scontare. È da scontare l'ultima giornata e poi ci sarà questo Cuneo in casa. Sì, ci prepariamo questa avventura pur scudetto, noi ovviamente andiamo in campo per vincere, speriamo di riuscirci. Motivo in più per giocando in casa, vedremo dai. Vedremo. È una bella pool però comunque, Cuneo, Mantova, quindi è un bel biglietto da visita anche per mettersi in mostra, no? Vabbè, quello sicuramente, poi ricordiamo anche che c'è il Perugia eventualmente, no, diciamo che sarà un bel torneo, speriamo di far bene come abbiamo fatto in campionato, infine ce la possiamo giocare con tutti, l'abbiamo dimostrato, perciò vedremo dai. Visentin davanti alla fidanzata ha detto che non ha firmato, tu davanti alla fidanzata hai firmato oppure no? No, non ancora. Non ancora, ma la fidanzata oggi per chi fa il tifo? No, per il Treviso ovviamente. Era una battuta naturalmente. Sì, certo, arrivederci. Ciao Bandi. Complimenti mister, perché l'avevi detto in settimana, volevi un Treviso che non regalasse nulla e che non potesse essere contestato e così è stato.
Ma io ai ragazzi ho chiesto un atteggiamento, un comportamento da prima della classe, poi è ovvio che oggi c'era anche molto caldo, abbiamo gestito molto bene la gara, c'erano molti giovani in campo, gente che parecchio non giocava, tipo anche De Mattia, e tutti si sono comportati molto bene, abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo, normale, adesso abbiamo tempo per preparare il pool scudetto. Pool scudetto, tra 15 giorni sarete in casa contro il Cuneo. Beh, intanto diciamo che intanto avete risparmiato una fastidiosa trasferta di 4 ore. Sì, ma al di là di questo, insomma, andiamo a incontrare squadre che hanno vinto i propri gironi, quindi molto attrezzate. Cuneo sicuramente è una squadra molto valida, come il Mantova. Adesso noi abbiamo 15 giorni per prepararla e niente, giocheremo al tennis, da quanto mi hanno detto. E ricarichiamo le batterie mantenendo questo tipo di atteggiamento. Ma è un atteggiamento che mi ha sorpreso, devo dire, per ultima partita di campionato, soprattutto per esempio Ferretti non ha mai mollato. Beh, non deve. Gli ha inculcato proprio. No, i ragazzi sono stati bravi, io veramente a Tamai ho visto un atteggiamento un po' diverso e su quello ci ha insegnato. Questa è una squadra che veramente quando è caduta ha avuto sempre delle reazioni enormi, quindi grandi valori. E anche a Tamai abbiamo capito perché abbiamo perso quella partita. E poi il nostro atteggiamento sia in situazione tipo col Chioggia domenica in casa sia questa trasferta ha avuto di una squadra prima in classifica che se è prima in classifica è arrivata prima doveva dimostrare fino all'ultimo minuto il perché. De Laurentiis cosa si è fatto? Ha preso un colpo al fianco e ha avuto poi un giramento di testa, abbiamo perso un po' di tempo per il cambio e abbiamo preso anche il gol, ma non per questo sicuramente, però non capivamo bene, anche perché quando gira la testa siamo stati un po' troppo attenti, però meglio così, insomma dopo chi è entrato, Bidoggia ha fatto benissimo. E devo anche dire che oggi ha giocato 6-7 giovani del 91-92, hanno fatto molto bene, quindi a me quello che è piaciuto molto è proprio questo atteggiamento di questi ragazzi giovani. Bene, ti lascio ai festeggiamenti perché questa sera festeggiate. Festeggiamo sì. Bene, in bocca al lupo. Francesco Checco Feltrin, ti vedo un po' sudato, ma il caldo. Beh, oggi è una giornata caldissima, ne abbiamo risentito tantissimo, soprattutto nel secondo tempo, dove la mia squadra si è disunita con il cospetto di un Treviso che ha fatto la sua onesta partita senza grandissima volontà di fare chissà che cosa, ha fatto la sua onesta partita e noi siamo riusciti a ripetere il primo tempo dove la squadra aveva ribattuto colpo su colpo e dove eravamo riusciti a pareggiare e andare vicino anche al vantaggio. Purtroppo, come spesso ci è capitato, abbiamo dei cali di tensione che poi purtroppo ci fanno perdere delle partite come quella di oggi, che insomma, al limite anche il punto per noi poteva dare morale, poteva dare sicuramente magari anche un posto in più in classifica per i play-out. Ma in effetti sì, anche la stampa tra il primo e il secondo tempo diceva che ai punti meritava sicuramente dopo il primo tempo il Città di Concordia. Tutti si aspettavano proprio la reazione, invece Zamarian un po' calato, Cervesato non ha più spinto con la stessa continuità che aveva fatto nel primo tempo. No, ma è un po' una nostra, no, non dico prerogativa, noi appena subiamo qualcosa di negativo la squadra ha poca personalità e questo lo sappiamo e poi va a soccombere, sì, oggi ci siamo disuniti fuori maniera. Domenica scorsa lo stesso abbiamo fatto un primo tempo importante a Tamai, abbiamo fatto una partita importante con San Donà, abbiamo fatto una partita importante con San Paolo e poi però non riusciamo a reggere il confronto, ma non tanto a livello fisico, oggi sì, però anche in altre circostanze proprio a livello di personalità della squadra, sì, senz'altro. Sentivo che dicevi ti aspetta due settimane per cercare di rimediare a quello che avete sbagliato quest'anno. Ma senz'altro, qua abbiamo sbagliato un po' tutti, adesso abbiamo queste due partite e mi sembra col Montecchio dalle ultime voci e niente, dobbiamo cercare appunto di salvare una stagione e cercheremo di farlo nel migliore dei modi, anche perché questa è una squadra che ha dimostrato in passato di avere delle buone qualità, di avere anche delle buone individualità e dobbiamo cercare di mettere in pratica tutti assieme, non come nel secondo tempo che tutti volevano un po' salvare la patria e così non si va da nessuna parte. In bocca al lupo al trevigiano Francesco Feltrin. Crepi. Grazie. A voi.
Ferretti in tenuta ufficiale, o quasi. Sì, devo ancora fare la doccia. No, a parte gli scherzi, è stata una partita direi importante, perché queste partite qua rischi di fare brutta figura, perché comunque sia il più è acquisito e niente, noi penso che abbiamo fatto la nostra partita. Chiaramente magari i ritmi erano un po' bassi per via del caldo, che oggi era così molto abbastanza forte. Abbastanza forte, che direi che abbiamo fatto la nostra parte, dai. 17 più 2 fa? Fa 19 più 2 in campionato, fa 21 stagionali, direi. Che... poi in così le cose più importanti era portare a casa tutta la torta, e cioè vincere il campionato. Adesso ci apprestiamo a giocare la post-scudetto e niente, non facciamo sconto a nessuno. Intanto vi fanno risparmiare 4 ore di viaggio per andare a Cuneo, e direi che non è male. Sì, c'è l'ufficialità, adesso ci riposiamo un po' una settimana e aspettiamo il Cuneo, che tra l'altro è anche un amico caro, e quindi l'aspetto molto volentieri, dai. Va bene, tocca a lui venire. Sì, vai via.